adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanca delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce intrise, sì ma di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare. Donne, io vi prego, io non vi chiedo di evitare di pubblicare i culi su Instagram. Io vi chiedo di essere almeno sincere, di non mettere la frase di Oscar Wilde. Qual è il tuo meccanismo mentale? Perché devi giustificarti, ok? Perché devi giustificarti? Perché ti senti così in colpa? Hai messo le foto, hai delle belle tette, ok? Volevi farle vedere. Voglio chiavare, ok? Sulla foto voglio chiavare, punto. Sotto marca, giusto? In realtà, perché stiamo all'inizio, perciò non per qualcosa. In realtà già sai, ma quella è per quattro, no, mettere di non essere capaci di fare una certa cosa, allora queste persone le allontaniamo e se ne vanno, sì, perché non sono disposto a mettere un'altra di ma anche Angelo, guarda che comunque ci devo far sentire il disco suo, perché lui scrive anche molto bene, il proprietario canta anche, io non mi sono messo a fare il dirigente senza competenze, mi faccio un culo tanto sui libri e mi formo e mi penso, capito? Non capisco un cazzo stamattina, regà. Non capisco un vero cazzo stamattina. Tra l'altro mi ha chiamato un cliente e ho fatto tutto. Sì, certo, certo, sì, ci vediamo dopo. E questo viene tra un'ora e mezza e non ho capito a fare cosa cazzo viene. Hi guys, è arrivato il Phantom 4 2.0 DJ. Questo è il nuovo. Quello che è uscito da poco. Rigetta tipo cassaforte. Più bagaglio a mano, easy jet. Spettacolare. No dai, va bene, non andiamo a provare. Ragazzi, lei è Mina, io sto girando un reality show sulla mia vita, sei d'accordo? Sei d'accordo? Devo fare la liberatoria. Sono d'accordo sulla tua vita, sulla tua vita, o sul fatto che la stia documentando e anche pubblicata. O sul fatto l'altro che ci sia io nella realtà della tua vita. Sì, questo. Sono più di Sara, non so. Con lei è Mina, la mia amica, diciamo, più salutista che ho, okay? Che mi spinge ogni alla giorno. Alla quale dovrebbe prendere spunto. Esatto, ogni volta mi... Ah, a proposito, per Dimmi. Te... avevo comprato la farina di ceci, le zucchine che stanno tra l'altro ancora là dentro. Dovevamo fare il coso, la pasta di soia. Quando vengo a mangiare a casa tua? Quando vengo a mangiare a casa tua? Quando vengo a mangiare in questa casa mia. Ricordati che sei sfigato. Hai un computer, ma sei sfigato lo stesso. Guarda, già che ho un computer, sono fortunata. Effetti, Sì, poi dipende bravo. Cioè. Non è possibile, sono delle cose troppo tecnologiche. Dai, un semplice cioè, questo mouse. Non è o un'astronave, una navicella spaziale, comunque i Transformer che si aprono. Sembra un po' una... Esce gigrobo esatto, d'acciaio. Lo apri e fa sì, una trasformazione. Sì, ta. Tipo Cars. Esatto, oppure non so, è telecomandata, c'è il telecomando. Dov'è? In realtà sai che io non so a cosa cazzo servono tutti gli altri tasti. Cioè con questo si va indietro. Nel tempo però. No, così ti dico nella pagina. Con questo cosa cazzo si fa? Si gioca. Si accelera, quasi uccidono i mostri sicuro. Sì. Questo è tasto sinistro e tasto destro personalizzabile. Questo ok, sì. Personalizzabile. Anche questo. Però io vado indietro con quello. Cioè suoni un pianoforte mentre cioè fai col mouse. Il mio sotto c'ha tutte le cose che si aprono, ci sono i pesetti sotto. I pesetti? Per regolare il peso del mouse. Infatti non... Vabbè raga, da nerd, vita da nerd, una persona così solodista come me non può... Ho detto, plasticaccia. Quindi no. Questo joystick, demonio! A parte... E poi le grafiche. Ma le grafiche? Ah, e te le mando via mail? Raga... aiutami la aiutami a salvare dei semplici file sul... a salvare dei no raga non so fare una cosa di agenzia di comunicazione l'ignoranza più totale dove si usa questo modo addosso ci vuole intanto un tappetino prendi un libro apri i dispositivi stampanti vabbè no apri una cartella tua. Questa vai ok apri. Cartella mo da a sinistra vedi qua
Tanto siamo creativi, lavoriamo quando cazzo ci pare. Non abbiamo orari. Sono io il capo, d'altronde. Walter, vai a lavorare! Vorrei, ma non hai... Fai. Dai, adesso mi metti. Sul cellulare. Giusto, allora, su WhatsApp. Sì. Mandami dei grafici. Ok. Mi sento in imbarazzo, questa cosa magica. Ma quale sento... imbarazzo? Lei non è lei. No, non so usare questo coso. Lei non so. Sono io che non so usare questo coso. Queste cose del demonio. Ma è un computer come tu. Non ho mai avuto un computer. Cioè, nella mia vita. Green Cyberpunk, si può fare questo qua? Sì, certo. Ma wow, bellissimo, è il cyberpunk che io inventerò. Infatti. Infatti io così lo vedo. Il cyberpunk. Prego, guardate in mano. Cioè, non so cosa hai fatto, ma hai spostato. E come si rimette il suo? Non è touch. Non è touch. Tutto molto su questa cosa della prima donna. Ma chi è la prima donna? Ovviamente, come voi sapete, io sono una sporca cattolica e quindi per me chi può essere mai questa prima donna? Chi la può rappresentare? Sicuramente Maria, no? Io non dico siate casti, perché figuriamoci se voi poteste anche solo immaginare che concetto c'è dietro la castità. Cioè, per voi è astinenza dal sesso, il sesso prima del matrimonio, non si fa. Il sesso prima del matrimonio. 2019 siamo ancora a questo, siamo ancora a parlare di castità come astinenza dal sesso prima del matrimonio. Ragazzi, non è certo questa la castità, se ne parla in tutte le culture, in tutte le religioni, in tutte le esperienze, ok? Non vogliamo fare troppo i controcorrente adesso, ok? Figuriamoci, non vi preoccupate, restate nella vostra bolla di mediocrità. Andate benissimo così. Almeno rispettate l'essere umano, rispettate la sensibilità umana, rispettate i sentimenti altrui. Finitela di fare gli stronzi. Diciamo che sto riconquistando me stessa, look of the day, sto riconquistando me stessa e la mia identità personale. Non sogno più Chiara Ferragni la notte, già so che sono diversa da lei. Dai, io credo che le crisi di identità sono finite, ora ci dobbiamo mettere a lavorare, il debito, lo stato, i clienti, il lavoro, le cose che ancora non sai fare, le cose che devi studiare, le cose che devi scoprire, il mondo, la vita. Vai, meravigliati, meravigliati ancora una volta di questa merda di mondo, in modo che verrai delusa nuovamente. Meraviglia, fai Alice nel paese delle meraviglie un'altra volta, mi raccomando, fatti prendere per il culo da tutti, perché tutti si salveranno, perché Dio verrà e salverà tutti. Quelli che si vogliono salvare, ma quelli che non si vogliono salvare è una loro cazzo di libera scelta. Ma perché non gliela devi lasciar fare questa libera scelta? Perché ti devi mettere in mezzo? Perché non li lasci fare la loro vita di merda? Perché devi essere questa paladina di un mondo migliore? No, lasciali fare il cazzo che gli pare. Amico mio, devi essere felice perché il nuovo mondo sta per arrivare. Cicatrice che questa passione non possa curare. Dio, io dalla polvere come fenice sono risorta ed ho imparato anche a volare. Soltanto perché ho fatto le valigie ed ho baciato la dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare il ballo della vita.